Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Allora, amici carissimi, oggi è la domenica delle beatitudini. Dicevo ai ragazzi, con cui abbiamo appena terminato il catechismo, che era il Vangelo migliore per il tema che abbiamo trattato oggi col gruppo di catechismo. Perché oggi, buonanotte, oggi abbiamo parlato di tutto il catechismo di che cosa? Del paradiso, del fatto che il nostro Signore non ci ha creati per la terra, perché sulla terra ci possiamo stare 70 anni, 80 anni, 90 anni, 100 anni, ma poi siamo morti. Quindi qualunque cosa bella che si vive sulla terra è destinata inesorabilmente a finire, finisce tutto. Ma il paradiso comincia meglio, come dicono a Roma, e non finisce mai. Guardate che questa è la quintessenza della nostra fede. Se no, se volete un consiglio da parte mia, dice il consigliere davanti alla pelle, chi non ci crede, tappa qua oggi. Meglio che sta a casa. Perché se non esiste il paradiso, non fa qua. La Santa Messa a che serve? La Santa Messa è un grandissimo, un formidabile aiuto che il nostro cammino verso il paradiso. Perché? Perché si rinnova il sacrificio di Cristo sull'altare e ne vengono applicati i frutti a noi che siamo presenti e ai defunti per i quali preghiamo durante la Messa. E chi di noi può fare la comunione riceve dal Signore la forza, la grazia attraverso la sua stessa presenza per poter vivere da santo e quindi raggiungere il paradiso. Perché oggi al catechismo, giovanotti, sintonizziamo, siete stancati, abbiamo scoperto che in paradiso ci vanno tutti. Siamo stati creati per il paradiso, ma per andare in paradiso dobbiamo in questa terra conoscere Dio, amare Dio e servirlo, e poi lo godremo nell'altro, giusto? E poi abbiamo detto anche che se da piccoli siamo più santi e tutto, siamo più felici al paradiso. Bravi. In paradiso non stanno tutti allo stesso livello. I grandi santi sono più felici. Dicevo oggi ai ragazzi, se una persona con 80 anni ha fatto un macello, è mai andato a messa, ha bestemmiato come un turco, come due turchi, un sacco di parolacce, ha trattato male il prossimo, ha tradito la moglie, il marito, le cose, è stato un pessimo padre. Poi a un certo punto dice: mamma mia, l'ho fatto, fammi confessare prima che è troppo tardi. Si pente, il Signore lo perdona, e certo lo perdona. Ma questo andrà in alto in paradiso? Starà vicino a Padre Pio? Che per 50 anni si è portato le stigmati, ma questo lo capisce pure un bambino, insomma, è impossibile. Quindi, o starà vicino alla Madonna, dice la Madonna, ma quanto stai in alto al paradiso? La Madonna, il paradiso è come un altro, la Madonna non la possiamo raggiungere, perché ha una quantità infinita di meriti, no? Allora, oggi il Signore con le beatitudini, fammi spiegare che cosa, no? Ci rivela, sapete cosa? Come facciamo a vivere il paradiso sulla terra, un po' di paradiso sulla terra. Perché quando dice beati, 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 il paradiso si vive da beatitudine, no? Beatitudine in greco significa la felicità. Se ti dice beati i poveri di spirito, beati gli afflitti, beati, vuol dire che quelli che già stanno sulla terra, che vivono queste cose che Gesù ci dice appunto nelle beatitudini, anticipano un po' il paradiso. Ora, siccome le beatitudini, ogni beatitudine ci sarebbe da parlare almeno una settimana, non ci si fa a spiegare le beatitudini con omelia. Allora ieri sera che ho fatto, ho cominciato dalla prima beatitudine, dico andiamo avanti, ieri sera non ho fatte due. Alla messa delle 8:30 non ho fatte altre tre, quindi a voi vi tocca, in questi ultimi 5 minuti, le ultime tre beatitudini, i puri di cuore, gli operatori di pace e i perseguitati per la giustizia. Allora Gesù dice, i puri di cuore vedranno Dio. Oh, vedranno Dio fin da questa vita. C'è qualcuno che gli interessa che gli appare il nostro Signore e la Madonna? Secondo voi appare il nostro Signore e la Madonna a qualcuno anche in questa vita o no? Sì. Eh sì che gli appare, cioè, a tanti santi e sante gli è apparso. Come sono in quali condizioni ci devono stare dentro di noi perché fin da questa vita possiamo vederli? Puri di cuore. Poi gli operatori di pace.
tutti quanti siamo figli di Dio per il battesimo, no? Ci saranno chiamati figli di Dio e i perseguitati per la giustizia, come per i poveri in spirito, non riempie di più di essere ricevuti. Chi sono i perseguitati per la giustizia? Che significa essere perseguitati per la giustizia? Rapidissimamente, i puri di cuore, la purezza. A catechismo, mano a mano che diventate più grandi, voi siete piccolini, speriamo che certe cose manco le sapete. I grandi lo dovrebbero saperli. C'è il sesto comandamento, spero che i grandi lo conoscono, che non commetterete impuri, ma voi quello che capite, capite. La non purezza ha quattro livelli. Il livello più personale è quello degli atti, quando uno commette degli atti non puri. Non parliamo troppo chiaramente perché speriamo, anche se purtroppo l'età dell'innocenza oggi esiste poco. Comunque capiamo che significa, no? Poi però si può peccare di non purezza non soltanto con gli atti, per esempio anche con gli occhi. E qui già, ragazzi, io gli raccomando sempre attenzione a quello che si vede in televisione, scene brutte o scene, chiamiamole, sporche, quindi uno che chi può capire capisce. Quando noi vediamo qualche cosa di impuro, sporchiamo la nostra anima attraverso gli occhi. Oppure, anche qui attenzione, specialmente nelle piccole realtà di paese, c'è l'impurità della bocca, i discorsi osceni, oppure, quello capite, le parolacce. Con le parolacce si sporca la bocca, attraverso la bocca si sporca l'anima. Lo strato più profondo però sono quelli di cuore, i pensieri, i desideri, quello che noi pensiamo, quello che desideriamo, se è bello o non è bello, se è puro o se non è puro. Per arrivare a poter vedere già Dio nella terra bisogna arrivare a atti impuri, manco se ne parla, sguardi impuri nemmeno, sboccacciamenti nemmeno, ma bisogna arrivare allo strato profondo, cioè i pensieri e i desideri profondi, che siano belli, quello che pensiamo, quello che desideriamo. Quando arriviamo a questo grado di purificazione, a parte il fatto che cominciamo a vedere Dio nella fede, ma può darsi che se il nostro Signore ti vuole fare questo regalo che non è obbligato, può essere pure che t'appare, può essere pure. Quindi se qualcuno di voi ha questa aspirazione, bisogna arrivare a questo grado profondo di purezza. Gli operatori di pace, oh, guardate che Dio è mare pacifico. La guerra non è una cosa bella, né la guerra, le grandi guerre di cui ogni tanto si continuano a sentire arie di guerre, e speriamo che il Signore dia un pochino di sempre di intelligenza ai grandi della terra, perché oggi non si può giocare a fare a soldatini, a fare la guerra, perché oggi si scoppia una guerra, ragazzi cari, penso che tutti quanti sappiamo che sono guai seri, d'accordo, perché con un pulsante si sterminano territori immensi e si causano danni a tempo indeterminato. Speriamo che il Signore dia senno e prudenza a chi deve decidere le sorti dei popoli. Ma ci sono anche le piccole guerre, le guerriglie. A Dio piace la guerra? Se possibile, procuriamo non soltanto di stare in pace con tutti, ma di mettere pace. In un piccolo paese, non spero che qui faccia qualche eccezione, ma generalmente sapete che ci stanno tante piccole guerriglie, tante persone che non si parlano, o che si guardano in cagnesco, oppure che ti fanno una cosa, non ti parlo più, non ti saluto, non ti faccio questo, non ti faccio quell'altro. Ecco, tutte quante queste cose non sono cose belle. Sapete che prima di fare la comunione c'è il ricordo, no? Il segno della pace, ormai ce lo siamo dimenticati. Ma non è importante fare il segno, è importante però ricordare: la pace del Signore sia sempre con voi. Quindi che cosa gli sta dicendo il Signore? Che se non stiamo in pace con tutti, cioè se qualcuno ci ha fatto del male lo abbiamo perdonato, e se ce l'abbiamo qualcosa con qualcuno andiamo a fare pace, a riconciliarci, non ci possiamo accostare a nulla. Perché lo stile dei figli di Dio è la pace. Evitare per quanto possibile le guerre e le questioni. C'è soltanto una circostanza in cui purtroppo la guerra è inevitabile, questo sapete che vale anche per le grandi guerre. Che cosa ha sempre insegnato la Chiesa? Quando è che è possibile fare la guerra, anche se la guerra non bisognerebbe farla mai? Se ti invade uno e ti entra dentro casa e ti vuole, che devi fare? Sei costretto, devi difendere, ok?
l'unica condizione in cui è lecita. E così la guerra non la voglio fare, però c'è soltanto una condizione in cui possiamo purtroppo a volte trovarci in conflitto anche con qualcuno. Sapete qual è? Qual è? Una sola. Quando mi si vorrebbe in qualche modo far commettere un peccato o scendere a compromesso col peccato. Allora lì purtroppo non ci posso fare niente. Se devo fare la guerra perché mi viene messa, cioè, ovviamente la guerra significa non che fare del male a qualcuno, ma creare un contrasto, entrare in discomunione, no? Ci posso fare niente. E così arriviamo all'ultima beatitudine. Chi sono i perseguitati anche per causa della giustizia? Secondo voi? Una cosa, una situazione un po' difficile. L'abbiamo visto nella quarta beatitudine, che la giustizia, dobbiamo decodificarla, beati, perseguitati, perché si sforzano di essere giusti. Essere giusti vuol dire fare quello che Dio vuole. Cari ragazzi, se voi cercherete di rimanere buoni, chi lo sa, basta semplicemente entrare in chiesa, guardate che mano a mano che crescete, vi prenderanno tutti in giro, se tutto va bene. A me mi sa, perché ho sentito qualche uccellino in giro, che anche quell'ambiente paesano sermonetano, per esempio per un maschietto entrare in chiesa, se lo sanno in giro, non è che è proprio una cosa molto... c'è il pericolo di essere un po' presi in giro, non ne parliamo poi... Questi sono i rumors che mi arrivano ogni tanto, eh. Se si viene a sapere che qualche maschietto addirittura si è confessato, cioè, si è confessato, oh mamma mia. Ecco, essere perseguitati per causa della giustizia non dobbiamo pensare a chissà che o chissà che cosa, perché anche la delisione, cioè il fare un comportamento che non è socialmente, come dire, considerato come stimabile, è una piccola forma di persecuzione. E se ci bullizzano, bravo, se ci te bullizzano sicuro al 100%, se rimani cristiano oggi al 100%, non c'è nessuna... hai bisogno di che fare? Non dovete andarci. Dovete perdonarli e continuare a fare quello che ritenete bene, essere fedeli al Signore, nonostante la delusione e la persecuzione. Gesù dice, beati perseguitati perché di essi è re. Chi è perseguitato perché fa quello che Dio vuole, soffre a causa delle creature, ma avrà una grande vicinanza e comunione con il Signore, in questa e nell'altra vita. Ok? Mi sta avvertendo che il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io vi auguro di poter vivere, di poter comprendere la bellezza delle beatitudini e viverla. Perché il paradiso è una cosa grande e dobbiamo lavorare per andarci, ma se entriamo nello spirito delle beatitudini, qualcosa del paradiso cominciamo a viverlo già da questa vita. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.